Cavaller Boselli, buongiorno. Buongiorno. Grazie di averci ricevuto nella sua splendida abitazione. Un piacere avervi qua. Grazie. Splendida perché osservo un'eleganza e un'armonia soprattutto nella scelta degli oggetti dell'arredamento. Un po' di storia, noi siamo vecchi no. E quindi durante gli anni si sono raccolte cose. Bene. Sa, io la definisco l'arbiter elegantiarum della nostra Milano, di una Milano efficiente, colta e produttiva. Lei lo è stato, ma lo è tuttora e soprattutto lo sarà, perché a breve ci sarà la partenza di un nuovo brand che si chiama Milano Italian Style. Vuole cortesemente parlarci di questo nuovo brand e del suo incipit e di quali saranno gli sviluppi? Beh, prima di tutto grazie per questo apprezzamento. L'eleganza è un po' una cosa, direi, naturale, nel senso che non è proprio una scelta, è qualche cosa che ti sei trovato che viene da lontano. E credo che la vera eleganza sia essere a proprio agio con se stessi. Detto questo, se dobbiamo parlare di Milano Italian Style, cosa che faccio molto volentieri, devo anticipare un concetto che è quello del bello ben fatto. Infatti il bello ben fatto è nato parecchi anni fa per definire l'eccellenza della filiera tessile abbigliamento moda italiana e l'abbiamo declinata poi con le tre F dello stile di vita italiano: food, fashion e furnishing. In anni più recenti, dopo l'Expo, Milano ha avuto questa grande opportunità di richiamare il mondo e l'ha fatto proprio con uno stile suo. Allora, Milano è sempre stata un po', ma è diventata più fortemente, recentemente, una icona dello stile di vita italiano. E allora, ci è parso naturale per rappresentare questa realtà di Milano definire un marchio Milano Italian Style con l'intento di promuovere Milano presso un'utenza raffinata che possa comprendere certi valori. Cavaliere, lei è membro di prestigiosi CDA di importanti aziende italiane e in alcune ricopre anche l'incarico di presidente. Da questa posizione privilegiata, da questo balcone, come vede a breve il futuro della nostra patria e del nostro paese? A breve lo vedo turbolento. Darò un dato che spiega un po' il perché di queste preoccupazioni. Le aziende universalmente riconosciute, quelle del lusso, esportano in Cina dal 30 al 60% della loro cifra d'affari. Se la chiudono, perché quando c'è stato il primo lockdown, non è come da noi, sono lockdown quelli seri, seri lì vuol dire fatturati a picco. Quindi le preoccupazioni non mancano. Se però guardiamo in una prospettiva di medio-lungo, essendo anche fiduciosi che supereremo queste situazioni e guardiamo quindi ai fondamentali dell'economia del nostro paese, io sono ottimista. Perché questo è un paese di imprenditori. Mi riferisco anche ai tanti imprenditori in piccole e medie aziende italiane, la filiera manifatturiera. Ecco, noi abbiamo questo patrimonio di imprenditorialità che è unico al mondo. Cavaliere, le amicizie sono molto, molto importanti nella vita di un uomo e sono un privilegio raro. Vuole raccontarci un ricordo di Carlo Panbianco? Perché so che è stato un amico vero con cui ha avuto anche un rapporto professionale. Assolutamente, devo dire che Carlo Panbianco è un gran personaggio, un innovatore, un imprenditore. Noi l'abbiamo spesso considerato come
uomo delle riviste o delle consulenze. Lui è stato molto di più, perché nel settore ha aiutato molto a crescere, soprattutto in un momento di grande trasformazione. E la realtà di oggi del gruppo, che è affidata nelle solide mani del figlio David, è una realtà importante che spazia dalla consulenza alla ricerca del personale, all'editoria, sia cartacea che televisiva. Quindi è trasversale. Trasversale, e in più organizza dei convegni nei vari ambiti. Per esempio, io ho sempre frequentato quello del tessile, abbigliamento, moda, ma c'è anche quello del design, quello del beauty. Quindi un uomo anche, se posso dire, con uno stile e con una personalità ammirevole. Come considera oggi il concetto di famiglia? È ancora il rifugio dalle intemperie della vita e la culla degli affetti, o oggi ha cambiato significato il valore e il principio di famiglia? Per me no, nel senso che noi siamo stati molto fortunati. Dobbiamo ringraziare il buon Dio di questo, perché abbiamo una famiglia incredibilmente unita. Io ho avuto 3 figli, 2 maschi e una femmina, tutti e 3 felicemente sposati, e lo sono ancora dopo 25-30 anni di matrimonio, e hanno 6 figli. Quindi noi abbiamo 6 nipoti, 4 maschi e 2 femmine, molto bravi. Basti dire che dei 6, i 4 più grandi in età sono tutti laureati e tutti al lavoro. E i 2 più piccoli, si fa per dire perché sono una spanna più alti più di me, e sono tutti e 2 alla Bocconi. Devo fare una confessione, però. Sì. Molto del successo di questa situazione lo devo a mia moglie, perché negli anni di molto impegno, presidenza della Fiera di Milano, Federtessile, quindi cose anche lontane nel tempo, lei ha sempre tenuto la barra dritta. Per 15 anni, Cavaliere, lei è stato presidente della Camera della Moda, presidente operativo. Oggi ricopre la carica sempre di presidente, ma onorario. Le faccio una domanda un po' provocatoria, un po' che risuona sempre fuori dal mondo della moda. Secondo lei la moda è bizzarra nella sua vera essenza? E gli stilisti sono un po' capricciosi oppure no? Allora, dobbiamo analizzare questi termini. Bizzarra, se vuol dire creativa, innovativa, sì. La moda è, direi, un'arte, magari con la A minuscola, basata sulla creatività e sulla innovazione, perché i nostri imprenditori della moda sono anche dei grandi innovatori. Il discorso della capricciosità. Allora, diciamo che hanno un ego molto forte, e del resto non potrebbero non essere come sono, esatto, se non avessero quest'ego. Quindi tu di una rosa non puoi prendere solo il fiore, il profumo, devi prendere anche le spine. Cavaliere, lei è stato per 8 anni anche presidente di Federtessile, condannato a morte dalle Brigate Rosse, e lei, con il suo spirito, riesce a sdrammatizzare questo dicendo che è una sentenza non eseguita. Vuole condividere con noi cortesemente un ricordo di quei momenti, un ricordo di quel periodo storico in Italia, soprattutto per i più giovani, coloro che lo vedono soltanto in TV o lo conoscono solo per interposta, certo, persona? Questo episodio che lei cita è avvenuto nella prima fase, era il momento più buio.
è arrivata una lettera al Corriere della Sera, alla Stampa di Torino, qui in casa, e all'associazione di categoria, in cui dicevano che io avevo fatto certe cose nell'ambito del mio mandato e quindi sarei stato pam 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 i segni dei 5 proietti. Quindi diciamo che la cosa è stata presa seriamente. Non sono mai stato completamente messo in sicurezza, però vabbè, avevo la macchina blindata, è stato un brutto periodo. Quando si dice Milano di piombo, insomma, poi abbiamo parlato di lockdown, eccetera, ma allora Milano la sera non esisteva, io me la ricordo buia, chiusa, giù le vetrine, nessuna luce, è stato un brutto periodo. Devo dire che però è impressionante come la mente umana dimentichi. Io ho dimenticato abbastanza quel periodo. Cavaliere, siamo nel parco Indro Montanelli, in mezzo alla natura, che è qualcosa che vorremmo tutti avere sotto casa. Anche perché è un ricordo ancestrale per noi esseri umani, lo abbiamo vissuto personalmente per millenni. Cosa pensa della natura e del suo giardiniere creatore? Beh, cominciamo dal giardiniere creatore. Io sono credente e quindi ringrazio spesso il Signore di quello che ci offre, in tutti i sensi, quindi anche per la natura. Sono nei miei modesti limiti impegnato per evitare che questa si deteriori. Sappiamo che la sfida non è facile perché bisogna contemperare l'utilizzo delle risorse con l'economicità delle stesse, però insomma facciamo bene a occuparcene perché questo è un dovere nei confronti di figli e soprattutto nipoti. Quindi il concetto di sostenibilità così importante oggi nella realtà che ci circonda è fondamentale nella sua filosofia di vita? Assolutamente sì. Direi è un qualcosa di imprescindibile. Cioè noi non possiamo considerare altri aspetti. Abbiamo parlato per esempio del bello ben fatto. Sì, esatto. Oggi il bello ben fatto, virgola, sostenibile. Benissimo. Questo è essenziale. E la signora natura fa anche lei il bello ben fatto? Assolutamente sì. Devo dire che la natura ci offre molto e lo fa nutrendoci e offrendoci tutta una serie di godimenti personali e individuali. Interista all'acqua ai tempi dell'internazionale. Ah. Allora sono andato a vedere un'unica partita che era il derby Milan-Inter, sì, perché mi aveva invitato ai tempi della Fiera di Milano Berlusconi. Sì. Sono andato, sono stato lì tutto il tempo che ci doveva essere, 0-0, sì, sono annoiato da morire, tempo per andare, tempo per tornare, grazie allo stadio no. Se devo tifare, tifo da lontano.